Itaca. C'è lo shopping dentro. Centroitaca.it. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione, in studio Andrea Conte. Iniziamo dai titoli principali, cominciamo da Gaeta, dove è stato ritrovato a Tivoli David Albert, il 17enne autistico che è scomparso qualche giorno fa da casa. Il progetto di inclusione socio-lavorativa per il distretto Formia Gaeta e fondi Terracina. Dalla Regione Lazio 665.000 euro per progetti contro le ludopatie. E ancora dalla Regione Lazio HIV ha approvato il decreto per cure più efficaci per 10.000 pazienti nel Lazio. Terracina, svaligiata la farmacia dell'ospedale. Fondi, operazione San Magno, udienza rinviata anche per gli abbreviati. Operazione dei carabinieri, 9 arresti per detenzione spaccio tra Gaeta, Fondi, Itri, Santi Cosma e Damiano e Castelforte. E ancora Formia, ruba merce per 10 euro, denunciata 49enne dal carabiniere di quartiere. Iniziamo da Gaeta, lieto fine per la disavventura di David Albert, il 17enne di Gaeta, affetto da autismo, scomparso da casa dall'11 gennaio. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato ritrovato che si aggirava per le strade di Tivoli, rintracciato dagli agenti della polizia. Sarebbe giunto nella città in treno, ma sono in corso ulteriori accertamenti. È così finito l'incubo della mamma di David Albert, che aveva lanciato un appello disperato, molto preoccupata anche perché il 17enne non prendeva da almeno 48 ore le medicine di cui ha assolutamente bisogno. Al via il bando pubblico per l'assegnazione di 86 interventi di inserimento sociale previsto dal progetto interdistrettuale socio-sanitario Formia, Gaeta e Fondi, Terracina, distretti insieme per favorire l'inclusione socio-lavorativa. 7 sono gli interventi che si dovranno realizzare a Gaeta, destinati a residenti diversamente abili o appartenenti a categorie svantaggiate, disoccupati o inoccupati da un periodo non inferiore a 6 mesi, iscritti nelle liste dei centri per l'impiego con un reddito ISEE non superiore ai 7.000 euro riferito all'anno 2012, nel caso di invalidi con una percentuale di invalidità inferiore al 100% con idoneità lavorativa. Gli inserimenti sono finalizzati a testimoniare e quindi la facoltà lavorativa e motivare quindi i beneficiari attraverso lo svolgimento di impegni quotidiani in attività concrete, utili alla collettività e al territorio, e riguardano la manutenzione e sorveglianza dei lidi, i parchi e i giardini, qualificazioni delle aree, piccole manutenzioni, pitturazioni, pulizie, eccetera. I beneficiari svolgeranno la propria attività presso il comune di residenza attraverso la costituzione di rapporti di collaborazione occasionale per un periodo di 6 mesi, prorogabile per altri 6. I servizi sociali del comune provvederanno ad assegnare a ciascun beneficiario alle cooperative accreditate di tipo B, chiamate a collaborare in questo progetto e contribuire ad alleviare il bisogno lavorativo di persone disabili o svantaggiate. Sul sito istituzionale del comune di gaeta.comune.gaeta.lt.it è possibile visionare e scaricare l'avviso del pubblico
bando in questione, la modulistica per presentare la domanda e l'avviso pubblico di riapertura dei termini per l'accreditamento sperimentale di cooperative di tipo B. La richiesta dovrà essere presentata agli uffici dei servizi sociali del comune di Gaeta a disposizione per ogni ulteriore informazione entro il 14 febbraio 2014. La Regione Lazio, la Giunta regionale ha sbloccato 665.000 euro destinati a finanziare progetti in favore dei consumatori laziali al fine di lottare contro le ludopatie, prevenire le truffe contro gli anziani, promuovere una corretta alimentazione e tutelare i risparmiatori. Via libera della Regione Lazio alla delibera proposta dall'assessore allo sviluppo economico e attività produttive Guido Fabiani, che ridetermina al rialzo la somma destinata a quattro bandi in favore delle associazioni di consumatori iscritti al CRUC, il Comitato Regionale Utenti e Consumatori. I bandi, che erano fermi da 3 anni, verranno ora pubblicati a breve e permetteranno di finanziare 5 progetti in 4 distinte linee d'azione, ricomprese nel secondo modulo del programma generale della Regione Lazio per il cittadino consumatore 3. Questi progetti, che potranno essere finanziati tramite i bandi, intervento numero 1, consumo alimentare e corretta alimentazione, 135.000 euro da assegnarsi al progetto risultato vincitore. Intervento numero 2, ludopatie e gioco d'azzardo, 250.000 euro da assegnarsi in misura di 125.000 e ciascuno, cioè 125.000 euro ciascuno ai 2 progetti risultati vincitori. Intervento invece numero 3, la prevenzione e l'assistenza agli anziani in caso di truffe, riguarda 135.000 euro per il singolo progetto ammesso a contributo. Intervento numero 4, accesso al credito e tutela del risparmio per 145.000 euro al progetto vincitore. Si tratta di un passo ulteriore nella direzione del rilancio delle politiche regionali a favore dei consumatori, ha detto l'assessore Fabiani, che da troppo tempo ormai erano statiche e bloccate per vari motivi. Questo provvedimento consente la partenza di importanti progetti che permetteranno ai cittadini, utenti e consumatori di poter affrontare con maggiore consapevolezza tutta una serie di rischi, come ad esempio le ludopatie che caratterizza la società contemporanea, ha aggiunto. È ancora un ulteriore passo avanti nel quadro della politica di rilancio dell'azione in favore dei consumatori messa in campo da questa amministrazione, ha poi concluso Fabiani, politica che continuerà a breve con il lavoro di adeguamento della legge regionale sulla tutela dei consumatori, la numero 44 del 1992, alle normative e ai regolamenti statali. Un lavoro che porteremo naturalmente avanti in stretta collaborazione con la Commissione 2 del Consiglio regionale presieduta da Piero Petrassi, al fine di arrivare ad approvare una buona legge semplice, chiara e utile che faciliti la collaborazione tra la Regione Lazio e le associazioni dei consumatori. Rimaniamo sempre alla Regione Lazio. La Regione Lazio infatti ha approvato il decreto che recepisce l'aggiornamento del protocollo terapeutico regionale sulla terapia antiretrovirale per il trattamento dei pazienti affetti da HIV, che nel Lazio sono circa 10.000. Il documento, che a parità di cure consentirà un risparmio che oscilla da 3,5 a 7 milioni di euro l'anno, è stato elaborato dal gruppo di lavoro regionale composto da esperti del centro di riferimento Spallanzani e da quelli indicati dai politici universitari Umberto I, Tor Vergata, Gemelli, ASP, Facoltà di Economia di Tor Vergata e Area Politica del Farmaco della struttura regionale. L'aggiornamento si è reso necessario, viste le nuove linee guida italiane di luglio 2012,
sull'utilizzo dei farmaci antiretrovirali che anticipano il trattamento nelle persone affette da HIV e anche per il fatto che nel 2012 è scaduto il brevetto di alcuni dei farmaci base e della terapia, mentre altri scadranno a breve. Le terapie con farmaci equivalenti invece saranno dedicate in linea di massima ai nuovi pazienti. In base agli ultimi rilevamenti, ogni anno c'è un incremento di nuovi malati di AIDS nel Lazio pari al 7% e quindi il costo complessivo regionale per le cure è di 90 milioni. In considerazione del fatto che lo scopo della terapia antiretrovirale è il mantenimento dell'abbattimento della carica virale, spiega il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, abbiamo dato indicazioni precise affinché le strutture del sistema sanitario regionale continuino a garantire ai pazienti già in cura il trattamento con i farmaci. Con le misure previste dal decreto si contiene l'aumento della spesa che in Italia viaggia ad una media del 7% annuo e si garantiscono le cure adeguate ad una platea più vasta di pazienti. Il decreto inoltre dà mandato alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria di definire, avvalendosi del gruppo di lavoro, le seguenti strategie: favorire la conoscenza del documento da parte di tutti gli operatori e l'implementazione di esso nei servizi sanitari regionali, anche attraverso programmi di formazione specifica, prevedere la produzione di un modello per la valutazione di impatto economico ed assistenziale del protocollo a livello regionale, comprensivo anche dei costi totali dell'assistenza secondo metodologia di Health Technology Assessment HTA, monitorare l'applicazione del documento. Andiamo a Terracina, dove un grosso furto è stato messo a segno nella notte di lunedì 13 gennaio all'interno della farmacia dell'ospedale Alfredo Fiorini di Terracina appunto. La polizia del commissariato di via Petrarca è sulle tracce dei soliti ignoti che, secondo le prime informazioni raccolte, devono aver agito probabilmente intorno alle ore 2, giunti con un furgone, hanno agito senza colpo ferire. I ladri hanno forzato prima la porta di una stanza che confina con la farmacia al piano terra dell'ospedale di via Firenze e poi sono arrivati a destinazione passando attraverso una piccola finestra di comunicazione. Una volta dentro hanno arraffato via un bottino sostanzioso, tutti i farmaci con il nome che cominciano dalla A alla G e quelli contenuti nel frigorifero. Poi sono tornati nella stanza accanto, hanno svuotato gli scatoloni e hanno caricato le singole confezioni di medicine sul furgone. Infine sono andati via. Gli investigatori sono risaliti all'orario del furto dall'orologio del frigorifero, che proprio intorno alle ore 3 ha registrato uno sbalzo di temperatura. Evidentemente i malviventi conoscevano bene anche gli orari dei giri di controllo del vigilante notturno, in pratica lo avevano appena fatto passare quando i ladri sono entrati in azione. Intanto gli agenti di polizia con quelli della scientifica sono al lavoro per trovare indizi utili per risalire ai responsabili del furto dei medicinali, probabilmente destinati al mercato della ricettazione. Il furto ammonterebbe a svariate centinaia di migliaia di euro, non si escludono disagi per l'approvvigionamento dei farmaci ai pazienti dell'ospedale. A Fondi invece ancora un nulla di fatto per quanto riguarda l'operazione San Magno dopo il rinvio dello scorso 8 gennaio relativo a coloro che avevano scelto di essere processati con il rito ordinario. È saltata anche la prima udienza concernente le posizioni degli imputati che avevano invece deciso di seguire la via del giudizio abbreviato. Doveva tenersi lunedì mattina presso il Tribunale di Roma davanti il giudice dell'udienza preliminare, dottor Luciano Imperiali, ma tutto è stato rinviato per via dell'annuncio sciopero degli avvocati penalisti che con la loro astensione dalle udienze programmate hanno portato a slittamenti a catena. Il nuovo rendezvous per la discussione degli abbreviati è ora in programma per il prossimo
17 febbraio. Ricordiamo che l'operazione San Magno fu eseguita dai carabinieri nella notte del 6 novembre 2012 nel territorio pontino, a cui parteciparono 200 militari diretti dal colonnello Giovanni De Chiara, che perquisirono 20 abitazioni tra Fondi, Terracina, Roma ed effettuarono 35 ordinanze di custodia cautelare, 18 arresti, dei quali alcuni in flagranza di spaccio. Le operazioni dei carabinieri, 9 arresti per detenzione, spaccio tra Gaeta, Fondi, Itri, Santi Cosme, Damiano e Castelforte. Operazione della Compagnia dei Carabinieri di Gaeta in collaborazione con i colleghi della stazione di Itri, di Fondi, di Santi Cosme, Damiano e di Castelforte, a conclusione di un'attività di investigazioni avviata nell'agosto del 2012 a seguito di un sequestro di 1 chilo di stupefacente del tipo hashish. I carabinieri hanno dato esecuzione a 9 ordinanze di custodia cautelare, 2 delle quali in carcere, 7 agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Latina Lorenzo Ferri su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica di Latina Valerio De Luca. L'indagine, convenzionalmente denominata DAFFY-DAC, ha preso spunto, come detto, da un sequestro ingente di stupefacente nell'estate del 2012 ad Itri a carico di un giovane insospettabile del luogo nella circostanza tratto in arresto in flagranza di reato. I successivi sviluppi investigativi, con decine di persone note e meno note, attentamente monitorate, consentivano di delineare compiutamente l'intera filiera dello spaccio che riforniva prevalentemente i consumatori del Sud Pontino. In particolare veniva individuato in Roberto Covele, pluripregiudicato 34enne di Fondi, la persona in grado di reperire e detenere grossi quantitativi di stupefacente e a cui facevano riferimento per lo spaccio al dettaglio altri indagati. Nel corso dell'intera attività sono stati arrestati in flagranza di reato di spaccio 9 persone, deferiti all'autorità giudiziaria 4 persone, sequestrati oltre 2 kg di sostanza stupefacente di tipo marijuana e hashish, sequestrati circa 40 grammi di cocaina. Nel dettaglio, in carcere sono finiti Roberto Covele, 35enne, residente a Fondi, e Edoardo Parente, detto Ocileno, 31enne, residente a Santi Cosma e Damiano. Ad essere stati ristretti ai domiciliari invece sono stati Maria Luisa La Rocca, 22enne residente ad Itri, Mattia Pennacchia, 23enne residente ad Itri, Giuseppe Bencivenga, detto Zeppa, 33enne residente a Gaeta, Francesco Di Santo, 31enne residente a Gaeta, Marco Cristiano, 22enne residente a Gaeta, Andrea Chiavistelli, 20enne residente a Gaeta e Salvatore Macera, detto Trivella, 20enne residente a Gaeta. L'ultima notizia per questa edizione: a Formia, lunedì 13 gennaio, in via Vitruvio, i carabinieri della locale stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio con impiego del carabiniere di quartiere, denunciavano a piede libero una donna. Si tratta di CMC, 49enne, la predetta, accompagnata dal marito invalido civile per cecità, avendo avuto accesso in un esercizio commerciale, si impossessava di merce di vario genere per un valore di 10 euro circa. Venendo ripresa dal sistema interno di videosorveglianza, grazie al quale il proprietario del negozio poteva chiedere l'intervento del carabiniere di quartiere della stazione di Formia, che tempestivamente giungeva sul posto e con l'ausilio di una pattuglia dell'arma bloccava la malfattrice, restituendo poi la merce sottratta ai proprietari. È tutto per questa edizione. Come sempre vi ringrazio per averci seguito. L'appuntamento è a più tardi con la prossima edizione del Golfo News. Arrivederci.